Salut les élèves et bienvenue. Oggi facciamo una lezione di lexique, le sport, ok? Quindi vi segnate bene la pronuncia e la traduzione sul vostro quaderno nella sezione lessico. Cominciamo. La plupart des sports c'est en anglais. Ah, ci sono tantissimi sport in inglese, uguale a quell'inglese. Andiamoli a vedere che sono i più facili. Il y a le foot, le basket, le baseball. Le baseball, là c'est léger, le baseball, le rugby, le volley, le tennis, le water polo, la pallanuoto, hein? Et enfin le golf, ok? Ça c'est facile. Mais attention à la prononciation de volley, le rugby et le tennis, non il tennis qu'on doit amener, hein? Le tennis, ok? Maintenant, des autres sports faciles, ce sont les arts martiaux comme le karaté ou le judo, ça ce sont les arts martiaux. Maintenant on va faire les autres sports un peu plus difficiles comme la gymnastique artistique, la bici, la danse, i pesi, il nuoto, ok? Allons les voir. Ça c'est la course à pied, la course à pied, la course à pied. La boxe, facile, hein? La boxe. L'athlétisme, l'athlétisme. Ça, c'est l'athlética. Attention, OH, hein? L'athlétisme avec H, ok? Ricordatelo perché ho sbagliato sempre in ortografia questo, hein? L'athlétisme. La danse, ça, c'est facile, ma di solito la sbagliate lo stesso perché mi ci mettete la C. Invece c'è una S, S. La danse. Ok? Et enfin le ski, lo sci. Et vous direz, oh, questo un attimo lo faccio giusto, et invece no, sbagliate sempre la I, perché voi me la scrivete con la Y, comme il cielo inglese. Invece questo è lo sci francese, per cui la Y non c'è. Le ski, ok? Avec I normale. Et enfin là, c'est le patinage artistique. Le patinage artistique peut être sur glace, comme celle-ci, donc la fille avec ce patin-là, c'est le patin sur glace. Questo è il patinaggio su ghiaccio, à glace, su ghiaccio. Ou sur roulette, ou sulle ruote. Quindi, le patinage artistique est le sport in sé. Ricordate, può essere sur glace, su ghiaccio, ou sur roulette et su ruote. Enfin, vous avez l'équitation. L'équitation. Ça, c'est avec les chevaux. Ok, là vous voyez un cheval, et donc l'équitation, l'équitation. La gymnastique artistique, existe aussi la gymnastique rythmique, mais c'est beaucoup plus difficile à scrivere gymnastica ritmica, ecco perché non l'ho messo. Invece qui è facile, l'unica cosa, ricordate, gymnastique, c'è una M e una N, non due N, hein? La gymnastique artistique. Et en français, la natation. La natation. Vous avez aussi, ça c'est le plus difficile en général, voilà. Questa è la bici. Alors, la bicicletta si dice le vélo. Tanto per cominciare maschile, ricordatelo. È le vélo, la bici. Poi avete le VTT, che è un altro tipo di bicicletta, poi ve la spiego. E le cyclisme. Alors, le cyclisme è proprio il ciclismo, quindi è lo sport vero e proprio. Allora, che cos'è le VTT? Sta per vélo, tout, terrain. Abbiamo detto che vélo vuol dire bicicletta, quindi è la bicicletta. Tout, per qualunque, terrain, per qualunque tipo di terreno. Allora, qual è la bicicletta che potrebbe andare tipo sulle colline, sui monti, sulle pietre, eccetera? La mountain bike. Perciò, vélo, bicicletta. Le VTT è la mountain bike. Le cyclisme è lo sport vero e proprio, cioè il ciclismo, d'accordo?
Maintenant, vous avez l'haltérophilie. Alors, l'haltérophilie sembra una malattia, come uno l'avete scritto così, e invece è il sollevamento pesi. Ora, io immagino che la vostra età nessuno si metta a fare sollevamento pesi, quindi probabilmente l'haltérophilie non ve la chiederò. Ve l'ho messa così, per conoscenza, ok? Allora, facciamo un riassuntino. Abbiamo detto la box, nuoto, la natation, la corsa a pied, tutta la questione della bicicletta, abbiamo detto le vélo, la bici, le VTT, la mountain bike, le cyclisme. Après vous avez l'athlétisme, l'athlética, le sci, le ski, la ginnastica artistica, la gymnastique artistique, il patinaggio in generale, le patinage, danza, pensate se ci va la C, la S, la danse con la S, l'equitazione, l'equitation, ok? Ok, adesso andiamo a fare un esercizietto per controllare la pronuncia e lo facciamo con les Jeux Olympiques, scusate, les Jeux Olympiques, sono i giochi olimpici, de Dingo. Chi è Dingo? Un personaggio che sapete tutti, solo che noi lo chiamiamo in un altro modo in Italia. È lui, Pippo. Pippo in francese si chiama Dingo. Allora, calcio, le foot, pallacanestro, le basket, la bicicletta, vi ricordate che ne aveva tre? Le vélo, le VTT, le ciclismo, bravo, il tennis, le tennis, le tennis, lo sci, pensate alla scritta, eh? Le ski, senza Y, bravo. Ah, il rugby, pensate a come si deve pronunciare. Le rugby, la U. La danza. La danse, con la S. Ah, il nuoto. La natation. Il baseball, pensate alla pronuncia. Eh? Le baseball, baseball. La corsa à pied, il golf, oui, le golf, c'est facile, questo non l'abbiamo visto, ma si dice come in inglese, le skateboard, ok, le skateboard, patinaggio, le patinage, la pallavolo, ricordate la pronuncia? Le volet, l'equitazione, l'equitation, le due arti marziali, le karate, le judo. Ah, questo che era quello difficile, sollevamento pesi, l'alterofilia e l'atletica in generale, questo è il salto con l'asta che fa sempre parte dell'atletica. L'atletismo e ricordatevi la H. L'ultima, io adesso so già che poi chi farà questo sport mi dirà ma non è vero, non è quello, ma io credo che questa sia la gymnastique, non so se è artistica, vi dico la verità, ma gymnastique lo è di sicuro, quindi la gymnastique, ok? E se vuole la gymnastique artistique, io veramente, io e lo sport siamo due cose diverse, io e il divano siamo la stessa cosa, quindi potete immaginare che neanche li so bene io, gli sport, manco in italiano, però in francese non me li so, ma non so bene distinguerli tra di loro. Allora, a parte questo, l'ultimissima cosa vi dico come si dice giocare una partita. Allora, jouer, il verbo giocare, jouer è un verbo in R, quindi si toglie R, si mette S, O, un certo anzi, prof, lo sappiamo, basta, ok? Quindi giocare, jouer, una partita, un match. Ricordate che questo si legge come si scrive, eh? Un match, ok? Perciò giocare una partita tipo di calcio o di tennis è un match. Se invece voi partecipate a una gara è participer, verbo in R, tolgo R, metto ES, on s'attend, e poi sarà una partita, cioè scusate, una gara, gara si dice competition. Quindi participer, con la I, participer a une compétition, par exemple, de ski, ou bien d'athlétisme, de course à pied, etc. Ok? Quindi,
un match de foot, un match de volley, un match de rugby, un match de tennis, participer à une compétition de ski, une compétition de gymnastique, une compétition d'haltérophilie, si vous voulez. D'accord? Eh bien, Conquesto, nous avons terminé. Et donc, merci de votre attention. Étudiez bien le lexique et à la prochaine fois. Au revoir!